Sono davvero esausta stasera, dopo una giornata intensa per terminare i preparativi per la celebrazione di domani. Adesso non c'è niente di meglio che una bella canzone per rilassarmi. Si vede che sono stanca stasera. Che faccia! Meglio che vada a dormire, che si è fatto già tardi. Mi aspetta una giornata impegnativa domani. Ah, che bello il letto! Mamma, che cos'è per te il Natale? Ma come? Dai, basta che ti guardi intorno. Il Natale ha questa atmosfera bellissima, sono queste luci colorate, l'albero addobbato e l'arrivo di Babbo Natale, che forse ti porterà un nuovo cellulare. Dai figlia, è così ovvio, non vedi? Non credo ai miei occhi, ma cosa stanno dicendo? Davvero pensano che sia solo questo il Natale? Ehi, per favore, mi ascoltate? Mi vedete? Sono qui! Ma cosa state dicendo? No, ma... è assurdo tutto questo, non è reale. Ma davvero pensi questo? Mamma mia. Ma cosa sta succedendo? Oh mio Dio. Ma dove sono adesso? Cosa succede? Chi è quella ragazza? Cosa ci fa lì? Ragazza, hai bisogno di aiuto? Cosa ti è successo? Perché sei qui per terra? Perché piangi e ti disperi? Cosa è successo? Chi è questo bambino? È tuo figlio? Ha fame? Non riesci a dargli da mangiare? Signore, perché mi stai facendo vedere queste cose? Non si possono vedere! E adesso chi sono questi ragazzi? Ma di cosa stanno parlando? Questa sera, discoteca, alcol, le ragazze. Ma pensano di trascorrere il Natale in questo modo? Che avvilente questa situazione, oh Signore, perché non ti conoscono? Thank you.
Gesù, l'angolo di paglia, la luce d'ombra, e stelle lontane, quando nato Gesù, dal cielo si postrano e iniziano a brillare. I pastori dei campi, avendo timor, guardando la luce e il grande splendor, correndo veloce, cercando Gesù, è nato al pesebre la luce del mondo. Adesso mi è tutto chiaro, mio Signore. Quelle persone avevano bisogno di ascoltare la Tua parola. Non bisogna impegnarsi soltanto in preparativi, ma diffondere la ragione della Tua venuta. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Nel presepe è nato in salvo.